Siamo tutti spaventati, anche perché tutto quel fumo, più che altro, siamo tutti spaventati, sì. Un muro di fumo e tanta paura. Ha temuto il peggio Carlo Rigoni, titolare dello storico negozio di souvenir Il Cantuccio, lungo via 4 Novembre ad Asiago. Fiamme divampate, forse a causa di un cortocircuito, dai locali sotterranei dello scantinato, adibiti a magazzino del negozio. Ero qui in centro, mia moglie mi ha chiamato perché c'era del fumo sulle scale, ecco. E sono arrivato a casa di corsa, abbiamo chiamato i vigili del fuoco, sono arrivati abbastanza in fretta. E per fortuna non hanno usato dell'acqua per spegnere questo principio di incendio e abbiamo un po' tutto affumicato, sia il negozio che il magazzino, insomma, ecco. Adesso stiamo portando via tutto. Souvenir di legno, stoffa e carta, oggettistica facilmente infiammabile, completamente bruciata o intaccata dal fumo. I danni, oltre agli articoli conservati alla parte sotterranea del negozio, anche nel piano superiore, completamente invaso dal fumo. Le cause del rogo rimangono al vaglio della squadra dei pompieri intervenuta sul posto. Un negozio, quello della famiglia Rigoni, che porta con sé 100 anni di storia, uno dei più antichi dell'altopiano e che ora deve fare i conti con una nuova ripartenza. È un negozio storico, sì, centenario, sì. Adesso stiamo svuotando il negozio, guardi, con il furgone stiamo portando via tutto per sanificare i locali.